telefono al Grande Fratello, arriva a segnalazione da Striscia la Notizia. Il TG satirico di Canale 5 fa un'agghiacciante segnalazione. La 15ª stagione del Grande Fratello NIP è condotta dalla bella Barbara D'Urso. La regina della Mediaset si trova al timone di un'edizione non facile e soprattutto non apprezzata come quella degli anni passati. I residenti della casa, infatti, non fanno altro che attirare su di loro luce negativa. A causa di molti atteggiamenti considerati scortesi, a causa di alcune risse e infine del bullismo praticato sulla concorrente Aida Nizar, i concorrenti del reality sono nel mirino del pubblico da casa. Motivo per cui tutte le loro azioni e parole sono tenute sotto stretto controllo. Le prove sulla presenza di un cellulare in casa. I concorrenti del reality show non sono tenuti sotto controllo solo dal pubblico, ma anche dal TG satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia. Il TG satirico ha fatto circolare un video nel quale alcuni concorrenti parlano della presenza di un cellulare all'interno della casa. Rodrigo Alveso, meglio noto come il Ken Umano, è entrato nella casa di Cinecittà in qualità di ospite e ha deliziato i presenti con una permanenza di 24 ore. In questo video si vede proprio che il Ken Umano rivela a due concorrenti, Danilo e Luigi, di essere stato in contatto con la conduttrice del programma durante la sua permanenza nella casa. Una breve permanenza di 24 ore, durante la quale il Ken Umano non si è mai separato dal suo cellulare. Striscia, però, è in possesso di un secondo video. In quest'altro video si vede il Tarzan del Grande Fratello, Alberto Mezzetti, che chiede a Danilo dove ha lasciato il cellulare, video, troppe coincidenze per essere un semplice caso o una semplice supposizione. Non è la prima segnalazione di Striscia. Dall'inizio del reality, questo segnalato da Striscia non è il primo caso o video in cui si parla di un presunto cellulare all'interno della casa. Un'altra segnalazione fatta qualche settimana prima ha avuto come protagonista la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, la quale aveva pronunciato una frase verso le sue coinquiline: "Dopo te lo faccio vedere con il telefono". Questa frase non lascia spazio all'immaginazione sulla presenza di un possibile cellulare all'interno della casa. Barbara D'Urso, in diretta televisiva, aveva risposto alle accuse che le erano state rivolte dal web e dal pubblico ed era riuscita a calmare le acque e a risolvere la faccenda. Il pubblico da casa, però, è rimasto ancora con la pulce nell'orecchio. Ora, Barbara come risponderà a quest'altro video?